Buongiorno Nicole. Buongiorno. Oggi dobbiamo fare un esame del cuoio capelluto e dei capelli, visto che dobbiamo fare il trattamento, quindi dobbiamo per prima cosa capire quali sono i principi attivi che dobbiamo andare a utilizzare in base alla situazione cutanea che ci troviamo. Allora Nicole, dopo aver fatto l'esame dei capelli, quindi il test tricologico, tricotest, nel tuo caso, come abbiamo detto, dobbiamo partire con quello che è la linea seboregolatrice. Quindi in questo caso il nostro operatore Carmine ti sta applicando il pre-shampoo, che è un pre-shampoo a base di cellule staminali vegetali della stella alpina, perché ha la principi attivi per fortificare il cuoio capelluto. Fatto questo passaggio, il passaggio successivo sarà di utilizzare il nostro VapoZone, quindi una zonoterapia che permette di distribuire, fa all'inizio una sanificazione e permette di distribuire i principi attivi della maschera. Ok, dopo lo zono dobbiamo fare lo shampoo, quindi sempre della linea seboregolatrice, e andiamo a distribuire lo shampoo col massaggio come ti sta facendo Carmine, perché noi sempre quando c'è l'applicazione di uno dei nostri principi attivi c'è sempre il massaggio di scolamento, il massaggio di distribuzione, perché dobbiamo sempre stimolare i vasi sanguigni per portare il nutrimento alla nostra papilla e di conseguenza dare un beneficio al nostro capello. Ora stiamo usando questa pressa d'aria che va a creare un massaggio molto molto gradevole e al cuoio capelluto per permettere ulteriormente la afflusso di sangue, la microcircolazione periferica e dare un beneficio alla nostra papilla. Ora siamo al tricopulse, quindi luce viola perché dobbiamo andare a creare una sanificazione. Quando c'è molto sebo ci sono anche batteri, quindi dobbiamo fare un'azione antibatterica. Poi fra poco partiranno le luci infrared, che sono quelle che andranno a preparare il cuoio capelluto per la nostra fiala, dove ci sono i principi attivi più forti, e quindi sono quelli di, in questo caso, di normalizzazione della cute. Poi in uno step successivo saranno quelli di stimolazione della nostra papilla e quindi beneficio sul capello. Infine è chiaro che dopo aver fatto 1 ora e 20 di trattamento dobbiamo far uscire il nostro cliente con i capelli in ordine, quindi è doveroso la piega con phon, con piastra, con arricciatore, a seconda di qual è il look che tu gradisci. Grazie mille Stefano per la vostra accoglienza e per questo trattamento di 2 ore, è stato meraviglioso. Grazie a te Nicole della tua presenza qua, e il centro di Lugano è a tua disposizione per i prossimi trattamenti che dobbiamo fare per migliorare la cute e per dare ancora più lucentezza ai tuoi già bei capelli. Grazie. Consiglio a tutti di fare una visita a CR Lab, di visitare i loro laboratori a Lugano e soprattutto di visitare anche la loro pagina Instagram.